Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del capo della mobile di Caserta, vicequestore Davide Corazzini. Buonasera dottore, come sta? Buonasera a lei e buonasera agli spettatori. È la prima volta che ho il piacere di intervistarla, siamo in arretrato perché lei è qui dal 2019 e io avrei voluto intervistarla appena arrivato per darle il benvenuto e poi eh, diciamo ci siamo persi un po' e quindi cerchiamo di recuperare. Allora. Eh, parliamo un po' di lei, lei è capo della squadra mobile di Caserta, Caserta è stata promossa, oggi è di fascia di rilevanza A, eh, quindi è passata dalla rilevanza B a rilevanza A. Anche il signor Questore è stato uh, promosso da uh, dirigente superiore a dirigente generale e noi lo salutiamo con affetto e stima, da poco lo abbiamo intervistato, e, ma lo ricordiamo sempre con affetto. Dunque la squadra mobile nell'immaginario collettivo ha un che di, diciamo, di magico, come dire, è, mh, di allone di mistero. Uh, siete in genere, eh, i suoi uomini sono in uh, borghese, non siete quindi riconoscibili così a prima vista e quindi c'è lone di mistero. La vostra attività è principalmente investigativa, la ricerca di coloro che compiono eh, i reati e la squadra mobile è anche inserita nella questura e eh, ha compiti anche di polizia eh, giudiziaria. Ecco, come si trova in questa nuova sede e come vede l'ambiente casertano? È una realtà profondamente impegnativa e io credo di avere il privilegio di lavorare in questo Ufficio Investigativo, che ha una storia che mi precede, e perché la Squadra Mobile di Caserta ha raggiunto nel corso dei decenni risultati investigativi che l'hanno resa uno degli Uffici Investigativi più importanti d'Italia. Anche quando oggi ho la possibilità di confrontarmi al, al Ministero con il nostro servizio di coordinamento che è il servizio centrale operativo, la squadra mobile di Caserta è considerata da un punto di vista strategico eh, uno degli uffici investigativi più importanti d'Italia. Purtroppo eh, questo territorio negli anni è stato funestato da dinamiche di eh, criminalità organizzata, eh, soprattutto in una fase eh, storica nella quale eh, la violenza e il volume di fuoco di queste organizzazioni criminali hanno messo veramente in ginocchio la, la cittadinanza casertana e della provincia. Però non si deve pensare ovviamente che, questa, che la fase attuale sia meno pericolosa, poiché eh, la, la criminalità organizzata ha avuto la capacità. In qualche modo di riorganizzarsi per l'appunto eh, attraverso Poi è una, quindi... una politica criminale completamente diversa, fatta eh. di infiltrazioni, di reinvestimenti e questo ovviamente impone a un ufficio investigativo come la Squadra Mobile di modificare anche il proprio impianto strutturale di, di polizia giudiziaria e quindi di organizzarsi e essere eh, più moderna. Detto questo, eh, da un punto di vista personale devo dire che una città a misura d'uomo eh, e che soprattutto è inserita all'interno del contesto della regione Campania eh, che mi permetto di dire è una delle regioni più belle d'Italia perché ho avuto la fortuna di girare un po' a livello nazionale però la Campania è davvero una perla a livello nazionale. E eh, certo, è, è luminosa, insomma, dobbiamo dire la verità nonostante eh, i problemi. Impariamo a conoscerla un po' meglio ecco, sì. attraverso il suo curriculum vitae. si diceva anticamente curriculum vitae et studiorum e quindi impariamo a conoscere un po' meglio lei è abruzzese sì. è giovanissimo ha 42 anni quindi si può denunciare facilmente ecco 42 anni è una bella famiglia una bimba ecco è abruzzese di Pescara, di Pescara. è giusto è giusto così dunque è qui dall'aprile 2019 e ha raccolto il testimone da Filippo Portoghese esatto. bravissimo io ho intervistato tante volte ma io ho intervistato anche Ruperti non so se lei l'ha sentito nominare. Sono eredità perché... molto pesanti, quindi è per quello che il mio lavoro. Eh? Sono eredità molto pesanti. Molto Ruperti, eh, ma lei è, è guaglia benissimo all'altezza della situazione. Ruperti e anche Tocco che io sì, avevo, avevo acquisito come figlio adottivo. Ecco, l'unico handicap è che lui era una pertica, era altissimo. Io sono piccolina, però avevamo comunione di intenti, anche di modo di vedere la vita, la criminalità, la legalità. e ci veniva Incontro, io andavo sulle punte, lui si abbassava e il diciamo l'intesa era anche, anche in questo modo importantissima perché oggi non ci possiamo abbracciare, non ci possiamo baciare. E invece allora si poteva fare. Allora mh, parliamo un po' di lei. Allora è entrato in polizia nel 2006 e la sua prima sede è stata a Padova, esatto. Se sbaglio, poi mi corregge all'ufficio immigrazione e successivamente presso l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. È stata la squadra mobile di Bologna come responsabile della, delle sezioni criminalità diffuse e reati contro il patrimonio e reati contro la persona è stato anche dirigente della squadra mobile di Vicenza e qua ha fatto faville perché ha avuto parecchi successi eh, nella, diciamo, per quanto riguarda ha portato a successo brillanti operazioni riguardanti la corruzione il traffico illegale di rifiuti legati alla criminalità napoletana da Vicenza noi sappiamo le tutti i rifiuti che ci sono arrivati e quindi c'è stato un po' di scambio legati alla criminalità napoletana, nonché traffici transnazionali legati alla droga. Quindi sono successi che lei ha diciamo, raggiunto… La mia squadra. La sua, eh, certo il dominio però e lei ha saputo diciamo, eh, giostrare ecco quanto è stato difficile eh, in questo periodo gestire la sua squadra senza con la mascherina senza toccarsi senza... è stato difficoltoso anche questo è molto complesso perché eh, io dico che uno dei più grandi privilegi che ci regala la polizia di stato l'amministrazione è quello di lavorare in squadra in un team e eh. eh, di poter condividere le proprie esperienze professionali io molto eh, organizzare delle riunioni all'interno del, eh, del mio ufficio e quindi cercare di coinvolgere tutti i collaboratori negli obiettivi investigativi. È evidente che in questa fase pandemica di emergenza sanitaria abbiamo dovuto riorganizzare anche questo e quindi sfalsare gli orari, eh, diradare gli incontri, eh, privilegiare le videoconferenze rispetto eh, ovviamente al confronto personale e questo ovviamente eh, da un punto di vista di organizzazione interna ha reso tutto molto più complesso per non parlare poi dell'attività di polizia giudiziaria proiettata verso l'esterno, perché chiaramente ehm, oltre alle problematiche di carattere criminale abbiamo dovuto eh, affrontare anche le necessità di autotutela sotto il profilo sanitario del personale. Eh, quando si fanno perquisizioni dentro case di persone, quando si fermano ehm, dei criminali, quando si blocca un autoveicolo e si procede a una perquisizione, c'è sempre quella variante dell'autotutela sotto il profilo sanitario eh, che impone al nostro personale di innalzare gli standard qualitativi di eh, sicurezza. E che vedono me come eh, ovviamente eh, direttore di un gruppo di lavoro eh, dovermi preoccupare anche di, questa, di questo aspetto. Difficoltà, quindi sì. nessuna fraternità sociale, come dice il Papa, cioè affetto di eh, vicinanza perché soprattutto la squadra mobile vive di vicinanza, vive sì. di gruppo, di, eh, di team. Eh, dunque il dialogo è sempre molto importante tra i cittadini e le istituzioni. Molte volte il cittadino è, è diffidente, molte volte non. Si fida, è, è distanziato e la mia trasmissione proprio questo si propone: avvicinare il cittadino all'istituzione, È importante quindi il dialogo perché il fatto non è il boss, da, il nemico vero, non è il boss da eh, annientare, da distruggere, eh, da perseguire. È la cultura mafiosa, quella cultura che unisce un po' il favore al diritto, il diritto al favore. Ecco quanto vede di collaborazione lei nel cittadino casertano collabora con la eh, perché lo Stato, diciamolo tra di noi, arriva sempre. Si tratta però di farlo arrivare più in fretta con la collaborazione del cittadino, arriva certamente più in fretta. Noi non possiamo fare a meno della collaborazione eh, dei cittadini che sono i nostri recettori sul territorio. Per quanto cerchiamo come Polizia di Stato, ma come forze dell'ordine di avere una proiezione sul territorio e sulla strada e di non rimanere chiusi all'interno dei nostri uffici, i migliori recettori sono sempre i cittadini. Da questo punto di vista devo dire che sono rimasto favorevolmente colpito, anzi ho avuto un ritorno al di là delle mie più rose aspettative in ordine alla collaborazione dei cittadini di, di Caserta e della provincia. Di Caserta. Noi siamo eh, continuamente compulsati, stimolati da segnalazioni, eh, da eh, richieste ovviamente di colloqui, eh, da indicazioni eh, più o meno confidenziali, più o meno formali eh, che sono il presupposto per lo sviluppo di attività eh, investigative. E, e Questo ovviamente ritengo che sia l'anima affinché una, una società possa rilanciarsi: se la legalità è diffusa, se il il Senso di eh, tutela che il cittadino cerca, poi ovviamente trova una risposta, perché l'importante è che poi noi riusciamo a dare un riscontro al cittadino che si reca da noi perché non c'è peggiore delusione per un cittadino che rivolgersi alle forze dell'ordine e poi non avere un ritorno. Riscutro. Quindi la nostra responsabilità è doppia quando riceviamo è una normale. segnalazione dal cittadino, però devo dire che in, que, in, questo, in questa parentesi professionale, in questo periodo in cui io, eh, sto lavorando alla squadra mobile di Caserta, diverse attività di indagine. Ne hanno preso in là da segnalazioni di cittadini che hanno sete di legalità sul proprio territorio e che sono stanchi di vedere certe dinamiche che devono essere superate. Eh certo, io infatti lo dico sempre eh, telefonate, avvisate 112, 113, c'è l'imbarazzo della se scelta, pure 115 penso che siano i vigili del fuoco sì. che sono bravissimi eh, lo stesso, insomma, segnalate perché da questo affiatamento eh, si, insomma, si ricava solo eh, vantaggio la sicurezza è un sistema non eh può certo. essere un qualcosa rimesso solamente alle forze di polizia alle certo. forze dell'ordine o alla magistratura eh, sì. se tutti riusciamo a fare sistema e ognuno come attore della legge legalità svolge la sua parte allora siamo una squadra vincente non non possiamo temere nulla. E questo è il mantra del del signor questore eh, Borrelli che dice ognuno deve fare la sua parte. E eh, lo dice sempre. Eh, dunque vorrei lanciare un, un attimino siamo in periodo di pandemia se lei mi permette, c'è un allarme un po' in giro eh, per quanto riguarda i vaccini, i vaccini. Eh, dunque eh, vaccini di contrabbando, eh, cioè vaccini anti Covid al fuori dei canali governativi e ufficiali quindi fidatevi solo di quelli governativi centrali date dal Ministero della Sanità date dalle ASL. Anche farmaci ci sono in giro, farmaci fasulli, contraffatti eh, che si vendono online e sono mh, pillole sciroppi preparati alle erbe che dicono meraviglie eh, contro il covid sono risolutive, non è vero niente e fanno male anche alla salute e questo lo abbiamo eh, è importantissimo. Dunque, ehm, dottore, l'ala militare è stata sconfitta, ecco, e, eh, ma non così quella economica e quindi come insomma, lo Stato si prefigge il compito di, come si dice anticamente, il togliere l'acqua eh, dai pesci. Nel nostro territorio spesso si parla di camorra liquida, lo diceva un procuratore tanti anni fa, cioè quella camorra che si insinua eh, diciamo, in tutti gli strati eh, della società. La corruzione è il metodo perché oggi la criminalità organizzata No, lei lo sa meglio di me, è silente, non spara più perché c'è stato un periodo qua che si sparava alla grande, 2008, ecco, il gruppo di fuoco di Setola eh, insomma, andava mm, alla grande, adesso invece si insinua attraverso la corruzione. Lei è maestro in questo perché ha avuto tanti successi per la corruzione e quindi ci può spiegare, la corruzione non si fa più attraverso il denaro, ma attraverso i favori e quindi il favore di trovare il posto di lavoro, la compagna, la moglie, al figlio, eh, oggetti preziosi, vacanze da sogno. Ecco, quanto è difficile scoprire l'agire di questa camorra che oltretutto è camaleontica? Diciamo che eh, oggi le strategie di sommersione della criminalità organizzata hanno eh, in, dato un insegnamento che, per, ovviamente, per, eh, per la camorra, eh, per le associazioni di stampo mafioso, è sicuramente più conveniente evitare eh, queste forme eclatanti di manifestazione criminale e tentare invece l'infiltrazione nella società. Livello basso. Eh, perché la, la finalità principale delle organizzazioni criminali, come diceva lei, è quella di trovare dei posti di potere, degli assetti, non è tanto il denaro in sé, quanto riuscire a condizionare eh, le figure di vertice della politica e eh, dell'amministrazione eh, in uno scambio eh, criminale do to per il quale io ti ho messo in quel posto di vertice, di responsabilità, adesso tu mi devi restituire eh, quello che io eh, ti ho consentito di ottenere. E, eh, questo, questa mercificazione anche della funzione pubblica che, che purtroppo eh, anche qui nella regione Campania stiamo riscontrando con le nostre attività investigative, impone, eh, come accennavo all'inizio, alla squadra mobile agli uffici investigativi in generale di riparametrare il proprio approccio investigativo. Oggi gli investigatori devono essere esperti di contabilità, devono essere esperti di economia, devono saper svolgere accertamenti patrimoniali, devono avere competenze di diritto amministrativo in materia di appalti. Dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare e di contrastare la criminalità eh, organizzata, attraverso anche nuove forme di attività investigative, nuove forme di intercettazioni certo. più penetranti e eh, basti pensare pensare che eh, anche il legislatore da questo punto di vista ha introdotto delle importanti novità, è prevista la figura dell'infiltrato, dell'operatore sotto copertura anche nei reati contro la pubblica amministrazione, contro i cosiddetti la criminalità dei colletti bianchi. Quindi è questo che noi dobbiamo la zona grigia. Esattamente, la zona grigia che dobbiamo cercare di colpire anche per restituire fiducia ai cittadini, poiché non c'è cosa peggiore di una criminalità organizzata che, come delle metastasi di un cancro, si infiltra eh, nella gestione della cosa pubblica con danni irreversibili per, per tutta la cittadinanza. Fino a quando c'era un'ala militare più eh, estroversa, tra virgolette, da questo punto di vista, il nemico era facilmente individuato. Oggi il nemico è innanzitutto da ricercare. È travestito assolutamente, è tra perché non è più la, come la criminalità di un tempo, si diceva Coppola e Lupara, no. oggi studiano i figli dei boss che oggi sono assicurati al 41 bis, studiano, vanno all'università, sono laureati, e sono, uh, uh, si intendono di pittura, insomma eh, sono difficili da, da sanare. La... e cravatta uh, e, e quindi sono difficili da sanare. La Camorra in particolare. Anche rispetto alle altre organizzazioni criminali tradizionali, quali Indrangheta eh, o Mafia, Cosa Nostra Siciliana, ha una proiezione imprenditoriale eh, assoluta e, e abbiamo notato come queste organizzazioni criminali oggi si dotino di pool di commercialisti, di avvocati, quindi hanno un impianto di Persone preparazione di assolutamente di livello, di livello molto alto perché oramai la, la camorra è struttura di reinvestimento, è struttura imprenditoriale. E certamente, la, la, la Camorra è imprenditrice oggi, al giorno d'oggi, è certo così. L'estorsione è un reato ancora tristemente, eh, diciamo, di moda. Un bellissimo blitz lo avete realizzato eh, l'anno scorso, quindi insomma, eh, siamo da un mese nel nuovo anno, eh, un bellissimo blitz l'anno scorso, su richiesta della DDA di Napoli avete arrestato un boss che aveva preso le redini del clan dei Casalesi nella zona di Teano e Alto Casertano insieme ad altri complici imponendo... La legge dei Casalesi, oggi si è scoperto anche i Casalesi le mani sui supermercati, eh, sui caseifici, ecco perché eh, oggi come oggi la, in pandemia la criminalità eh, diciamo investe nei generi di prima necessità e quindi gli alimenti sono mh, la prima cosa. Sempre per conquistare anche il ter fette di territorio, avere il consenso sociale eh, dei cittadini, perché è importantissimo sì. per loro. ecco eh, e avete scoperto un concessionario, un poverino, concessionario d'Auto, vittima di estorsione, doveva pagare fiori di denari ogni mese, alla fine si è scocciato, non ce l'ha fatta più e ha denunciato. E l'avete liberato. Sì, diciamo che eh, in questa fase storica, in questa congiuntura di difficoltà economiche e di crisi di liquidità, anche legato ovviamente all'emergenza eh, sanitaria, è chiaro che una certa fascia di imprenditoria, una larga fascia di imprenditoria, è potenzialmente avvicinabile dalle organizzazioni criminali che offrono ovviamente liquidità facile e attraverso queste missioni di liquidità tentano non tanto oramai di, di avanzare richieste estorsive, quanto addirittura di entrare nelle società. Imprenditoriali, per ritornare a quel discorso di una camorra che più che i soldi cerca il potere e quindi attraverso il prestito di denaro tenta di entrare nella realtà imprenditoriale eh, attraverso delle partecipazioni societarie, ma anche qui, come abbiamo accennato prima, la collaborazione del cittadino è fondamentale. Nella, nel caso dell'operazione che sta riportando, siamo proprio partiti dalla collaborazione di un cittadino stanco, oramai esasperato, che si è rivolto a noi. Avevamo questa doppia responsabilità, abbiamo svolto l'attività e abbiamo restituito. Ovviamente eh, un ossigeno a questo imprenditore liberandolo da questa, da questa morsa eh, e, e attraverso quel sistema partecipato di sicurezza per il quale ogni attore deve fare la sua parte abbiamo individuato anche delle figure che hanno potuto sostenere nella ripresa imprenditoriale questa vittima di richieste estorsive. Lei diceva liquidità. Oggi mancano soldi, mancano eh, c'è la liquidità e eh, gli imprenditori eh, molto spesso come anche molti cittadini, cadono nella rete degli usurai. E questo è un altro problema, l'usura è una cosa dalla quale non si esce certo vincitori e quindi eh, si ha un po' di ossigeno, ecco, poi dopo non si riescono a mantenere, ecco, il, diciamo, eh, ad onorare eh, gli interessi perché sono altissimi e quindi la criminalità si impadronisce delle imprese o di quello che hanno i cittadini i cittadini perdono anche que okay. Quel poco che avevano, giusto? Quindi anche eh, l'usura è fortemente eh, diciamo, diffusa. Bellissima vostra operazione che, per la quale avete avuto anche i mh, diciamo, complimenti, eh, ne ho parlato anche con il questore. Eh, avete avuto complimenti dal ministro dell'Interno, oggi riconfermato, la, la Morgese, e mh, anche dal presidente della commissione parlamentare antimafia. Perché i complimenti? Una bellissima operazione. Nove arresti, e questi arrestati dovranno rispondere di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, spaccio e detenzione di armi. Perché molte volte voi andate per droga eh, arrestate, poi seguite la persona arrestata a casa per vedere se c'è altro e trovate sempre altro e trovate invece anche armi che sono uno strumento di, comunque di intimidazione, so, il solo possesso delle armi e, e il solo utilizzo a scopo intimidatorio eh, dà una forza eh, di condizionamento all'organizzazione criminale eh, e un upgrade eh, delinquenziale eh, per il quale ovviamente eh, oggi una, una, un clan camorristico che si voglia dire tale, che voglia tentare di avere una, una fetta di controllo del territorio ha eh, tendenzialmente disponibilità eh, di armi. Eh, noi sappiamo che la Camorra, l'abbiamo detto tante volte, traffica in armi pure in Africa e quindi eh, da, da, anche dal da, porto di Napoli ne arrivano eh, di armi dall'Australia, quindi insomma eh, siamo, sono ben forniti. A Napoli procure e forze dell'ordine sono tutti d'accordo, eh, se ne è parlato anche di recente all'inaugurazione dell'anno eh, giudiziario, eh, dei reati che insistono in questo periodo di pandemia, soprattutto le truffe. Le truffe sono, come si dice a Roma, tutta gallara. Ecco eh, truffe in generale, eh, truffe agli anziani, ecco che è la truffa più odiosa perché si approfitta di fasce cosiddette deboli e insomma, magari si è più disattenti, e il modus operandi è sempre il poliziotto, l'avvocato, il carabiniere che telefona all'anziano e dice "Guarda che il tuo figlio, il tuo nipote è nei guai, ha messo sotto uno, e, insomma cose varie e dice c'è bisogno eh, di soldi". È vero così? Thank you. Assolutamente, il problema è che queste forme delinquenziali odiose, come ha detto bene, non sono mai il frutto di un'iniziativa criminale estemporanea, Beh. ma oramai sono sempre il risultato di un'architettura alla base molto strutturata, poiché le nostre attività investigative eh. certificano che alla base vi sono delle associazioni a delinquere che selezionano in maniera attenta gli obiettivi, che hanno grande mobilità sul territorio, hanno capacità di spostamento interprofessionale, rendendo ancora più eh, difficile il lavoro di polizia. Quindi l'impianto investigativo che noi stiamo cercando di eh, mettere sul campo è quello eh, che ci vede non intervenire in una fase successiva all'evento eh, che è una strategia eh, perdente, ma cercare di individuare l'organizzazione criminale sulla quale eh, lavorare eh, in maniera molto più eh, penetrante, fermo restando che anche da questo punto di vista diventa importante, eh, oltre all'aspetto repressivo di Polizia Giudiziaria di Squadra Mobile, poi il controllo del territorio con la presenza di personale in divisa che sicuramente è un, un deterrente. E quando uno vede la divisa certo. è sempre oh, un'altra cosa. Ora è, è evidente che eh, si tende ovviamente a parlare eh, dei casi nei quali la truffa viene consumata, ma posso eh, sicuramente testimoniare per mia esperienza che sono tantissimi i casi nei quali l'intervento tempestivo eh, della volante o della pattuglia dei carabinieri in divisa o il nostro intervento eh, in borghese già in una fase anticipata la truffa ai fini identificativi sventa tante situazioni evitando che poi si arrivi a le sottrazioni di denaro soprattutto alle fasce deboli perché non è tanto azione. la sottrazione ah. del denaro in sé ma sono molto spesso i gioielli certo. che sono ricordi della prima comunione del matrimonio magari il marito non c'è più sono, si rubano le fedi sono cose che turbano proprio l'animo ecco, perché i soldi magari uno lo ricompra l'oggetto d'oro, ma il ricordo non si compra più. Un'altra truffa pericolosissima: io sono diversamente giovane, come lei può vedere, e, e, e di, eh, quanto a tecnologia, io sono cubi. Cioè quanto basta, non è che sono diciamo, ai massimi livelli e questo eh, va denunciato. Però io oh, so di una truffa pericolosissima che causa non solo il furto di identità ma anche lo svuotamento dei conti correnti, cioè di soldi. Eh, come avviene quella truffa? Io non ho, diciamo un po' complicato, questa truffa mh, eh, quella che sfrutta il codice univoco? quello costituito da sei cifre necessario per il trasferimento rapido delle app quando cambiano lo smartphone o il numero di telefono è una cosa complicatissima per me ma per lei no. Che, in che cosa consiste? Perché questi prendono soldi. Sì, diciamo che le, eh, le modalità attraverso le quali oggi eh, vi è un'aggressione eh. eh, criminale sui supporti informatici, gli smartphone, eh, sono modalità praticamente infinite, eh, dalla, dalla finta eh, richiesta di aggiornamento del sistema Whatsapp eh. che addirittura eh, viene messo in blocco attraverso dei, dei virus fino alla richiesta attraverso la cosiddetta eh, tecnica del phishing, la richiesta delle credenziali del conto. Corrente, la persona può notare che vi è una richiesta del proprio istituto di credito con una home page dell'istituto di credito per l'appunto che richiede il rinnovo delle credenziali per il proprio conto corrente fino ovviamente a delle offerte che possono giungere da gestori telefonici con cui noi siamo contrattualizzati in cui ci vengono offerti dei giga piuttosto che una tariffa. Eh, economica più favorevole sono in realtà molto spesso possono essere truffe. Eh, delle truffe perché poi con la richiesta di attivazione da parte nostra eh, del, 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 del link del, dell'offerta che viene proposta in realtà si inocula molto spesso addirittura eh, un virus all'interno del nostro smartphone e oggi sappiamo che all'interno dello smartphone c'è la gran parte dei nostri dati sensibili che riguardano la nostra vita professionale, la nostra vita privata. personale. Eh, i affettiva, risparmi, affettiva, si scoprono tante cose e non eh no. si tratta solamente è, è ovviamente della, della sottrazione di denaro magari dal conto corrente ma per esempio dell'impossessamento di nostri dati sensibili fotografie, questioni di carattere personale ma anche personale, il fatto che loro vanno poi a comprare oggetti che, che possono, certo oltre appunto a dati personali eh, intimi che poi possono essere oggetto di richieste estorsive, se non mi dai del denaro io pubblicherò le foto che ho sottratto dalla galleria fotografica del tuo cellulare, quindi bisogna fare Particolare attenzione a tutte quelle richieste che pervengono tra le altre cose da eh, siti che non conosciamo, da situazioni che, che non ci sono eh, ben note in cui ci viene richiesta un'attivazione, eh, cliccare sul link, inserire dei codici dei nostri dati personali. Quando abbiamo un dubbio, chiamiamo direttamente la fonte. Se ci arriva una richiesta di informazione dall'istituto cre di credito, telefoniamo alla nostra banca. Se arriva una, un blocco del sistema WhatsApp, cerchiamo di confrontarci anche con altre persone per verificare. Se questa situazione è capitata già ad altri, perché molto spesso dietro queste proposte si annidano delle, delle truffe online. De, de, grandi truffe, quindi non date mai dati per telefono, no. perché molto spesso si, eh, si mh, presentano come impiegati di banca, dice non risulta bene, non si capisce bene, me lo ridà il suo numero, mi ridà i suoi dati, non date mai nulla, non date mai nulla perché è pericolosissimo. Parliamo di un'altra. Eh, Diciamo argomento che ci sta molto a cuore. Eh, dunque, dal suo curriculum, l'abbiamo detto prima a Vicenza, che è stata l'ultima sede prima di sì. venire qui, eh, lei si è occupato anche di traffico illegale di rifiuti legati. Lei stava a Vicenza, legati alla criminalità napoletana. La nostra terra, lei lo sa, è martoriata su questo eh, argomento. Anche oggi, ancora oggi, ci sono imprenditori che, per risparmiare il costo del smaltimento dei loro materiali, eh, diciamo, edili, materiali di lavorazione, eh, sotterrano in maniera eh, illegale. Quindi, mh, la cosa è importante: nel senso che non solo si sotterrano ecco rifiuti urbani ma qua si tratta di rifiuti speciali, rifiuti industriali che questi, e questi rifiuti speciali industriali sarebbero eh, rifiuti ospedalieri, rifiuti radioattivi e sono quelli che non vengono bruciati in un inceneritore, non possono essere bruciati, a proposito mi pare che a Gricinano d'Aversa vorrebbero mettere un biodigestor sì. e la popolazione non vuole e vabbè è normale eh, ma comunque questo brucierebbe 25.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Ecco, che fine fanno questi rifiuti ospedalieri, questi, questi rifiuti radioattivi? Tutti sotto e sopra poi ci si coltiva e noi mangiamo. Tanto è vero che molto spesso quando si va a fare insomma, purtroppo, eh, delle autopsie eh, si vede che i corpi contengono, hanno nel loro sangue, tracce di arsenico cadmio, mercurio, piombo e, e poi e, diciamo per forza poi si muore e noi sappiamo che ambiente e salute sono legati. E qui in questo caso eh, siamo di fronte a eh, una declinazione della criminalità organizzata che crea un doppio danno, eh, perché oltre al controllo del territorio eh, provoca eh, conseguenze per la salute eh, pressoché irreparabili. Oggi la, eh, non, non si può più parlare del vecchio paradigma eh, per il quale l'imprenditore inizialmente sano si rivolge alla criminalità organizzata per trovare un canale di eh, smaltimento del rifiuto. Oggi purtroppo la camorra si è, si è fatta impresa, si è fatto imprenditore. Oggi le società di smaltimento, alcune società di smaltimento eh, di rifiuti sono direttamente riconducibili alla, alla criminalità organizzata che si è fatta imprese, quindi ha individuato questi canali come canali di riciclaggio e reinvestimento poiché il business che ruota intorno allo smaltimento dei rifiuti è uno dei business più redditizi a livello mondiale e la capacità eh, delle organizzazioni criminali di sfruttare i propri canali di conoscenza transnazionali comporta che attraverso l'illecito smaltimento di materiali radioattivi, di materiali medico-sanitari che vengono eticati, etichettati come materiali eh, ordinari, ehm, or le organizzazioni criminali, la Camorra da questo punto di vista eh, è leader, crea dei canali di collegamento anche transnazionali con smaltimenti di rifiuti che arrivano verso eh, paesi eh, non italiani, extraeuropei, stranieri, stranieri eh, l'Est Europa soprattutto e la Cina. Queste sono le nuove frontiere eh, della criminalità organizzata. Eh, poco tempo fa, eh, una grande operazione controllo straordinario interforze contro lo smaltimento proprio dei rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prefettura di Napoli Caserta, Questura di Napoli Caserta, bellissima operazione tra Napoli e Caserta. In azione 24 equipaggi, in totale 63 unità. Per fare un po' insomma, di pulizia, tante denunce, tanti veicoli controllati, sanzioni a volontà. Ecco, ambiente: eh, il eh, presidente del Consiglio Draghi, nel suo discorso al Senato, l'altro giorno, durata 50 minuti, 21 applausi, e quindi è quanto dire, a proposito dell'ambiente, ha ripreso le parole del Papa e ha detto: Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento. Siamo stati noi a rovinare l'opera di Dio ed è così, è, è giusto così, è una cosa, diciamo, una presa di coscienza. Eh, dunque, la droga, e anche questo lei è, eh, diciamo, particolarmente ferrato. Di operazione le fate quotidianamente e quindi basta guardare i giornali. C'è stato l'ok okay della Camera per l'uso terapeutico della cannabis. La Cassazione ha detto che si possono coltivare piccole piantine nel proprio appartamento. Ma quando voi andate, altro che piantine, trovate trovate piantoni, eh, serre eh, di, di, di cannabis. Ecco, eh, delle vere e proprie eh, cose. Oggi eh, in pandemia c'è cioè il pacco fuoco Quindi. Le, le piazze di spaccia sono chiuse e dice che la, la, la droga viene portata a domicilio. È vero così? Sì. Le modalità oramai di, di scambio sono di sostanze stravolte. stupefacenti sono, sono stravolte. E in uno degli ultimi nostri interventi di qualche giorno fa, addirittura abbiamo scoperto che eh, alcuni spacciatori eh, utilizzavano dei taxi eh, per consegnare la droga agli acquirenti proprio perché si tratta di un, di un mezzo di locomozione il quanto più informale possibile. In realtà eh, la, la crisi pandemica, eh, se da un lato, ha ridotto la presenza sustanzi, Strada, come ha detto lei bene, in realtà non ha sicuramente arrestato il traffico di stupefacenti che adesso avviene prevalentemente a domicilio attraverso accordi online eh, di scambio, addirittura attraverso eh, il trasporto della droga per corrispondenza. E, e sappiamo che oggi con la crisi pandemica ehm, le piattaforme di eh, trasporto di, di materiale di consegna per corrispondenza si sono potenziate no, notevolmente e abbiamo scoperto tra le altre cose che lo stupefacente è trasportato anche attraverso piattaforme di profilo internazionale eh, che permettono di evitare quel contatto fisico che per ovviamente il criminale è, è rischioso perché permette un più facile intervento eh, della polizia giudiziaria. Però la nostra attenzione eh, sul microspaccio, che micro eh, è tra virgolette, è, è costante perché eh, è, è, solitamente eh, lo spaccio al minuto in realtà è indicativo poi di una catena eh, dalla quale noi risaliamo per arrivare al narcotraffico. Eh, che comunque rimane uno dei business principali delle organizzazioni criminali. In questo periodo anche eh, i, i pusher sono, si è abbassata l'età, anche si trovano pusher di 13-14 anni e questa è una cosa dolorosissima perché sono minori e che fanno questo lavoro ed è una cosa veramente che tocca il cuore. Eh, lei ha parlato di piattaforme, oggi i ragazzi sono più in casa perché c'è il coprifuoco, eh, i ragazzi... Diciamo la verità, sono quelli più eh, diciamo penalizzati perché di pomeriggio, di sera, eh, loro escono alle 10, alle 11, eh, fanno tardi, si ritirano all'alba, eh, se si ritirano quando hanno una famiglia eh, diciamo, che li segue, eh, dietro la prima cellula, diciamo sempre, che dovrebbe stare più attenta, eh, insomma eh, sono i più sacrificati. Allora sono sempre con internet su queste piattaforme di cui parlava lei. Eh, la Polizia di Stato è sempre stata attenta sulle dipendenze dei giovani alcol, droga, gioco. Avete sempre combattuto molto il bullismo, il cyberbullismo, avete fatto campagne straordinarie. Ecco, adesso ci sono delle piattaforme un po' strane che lanciano delle sfide. Ecco, eh, e questo è un allarme sul sercano proprio. Eh. E sappiamo di questa piattaforma TikTok che lancia delle sfide per i giovani. Abbiamo già avuto dei, diciamo, delle vittime. E si lanciano delle sfide estreme. E abbiamo perso una bimba di 10 anni a Palermo, un bimbo di 9 anni eh, a Bari, sempre con lo stesso sistema, la cinta eh, attorno al collo, morti soffocati. Immaginare una povera mamma che esce, entra fa eh, la spesa e eh, trova il figlio soffocato. Per queste piattaforme che sono una tragedia. Nel Casertano dice che è in corso una, diciamo, un, un uso che si sta eh, diciamo, eh, sviluppando. La prima cosa è stata fatta nel Salento. È una moda lanciata da un gruppo di ragazzi del Salento e consiste in questo. Un ragazzo si materializza davanti a una macchina che cammina, che, che è in corsa, cammina normalmente, per vedere se si riesce a superare la macchina in corsa. Certe volte ci si sdraia pure per terra, dice che c'è un allarme in Casertano, è vero? Diciamo che eh, come Polizia di Stato, ha detto bene lei, eh, cerchiamo eh, di, eh, da anni, in maniera con una grande tradizione, di monitorare la rete. Eh, le eh. nostre unità di Polizia Postale in particolare eh, hanno un monitoraggio quotidiano e costante eh, di tutto quello che succede su questi canali telematici eh, più sviluppati per cercare di prevenire eh, queste, queste situazioni. Eh, noi abbiamo degli indicatori eh, a livello nazionale e caserta. Da da questo punto di vista non rappresenta una, una discontinuità rispetto alla tendenza nazionale alla diffusione di questi, di questi tipi di giochi tra virgolette che in realtà eh, sono tragici tragiche sfide che portano a esiti come quelle che ha, che ha illustrato che sono pericolosissime. Io dico da questo punto di vista che eh, la Polizia di Stato può svolgere attività di prevenzione e di repressione, ma che su questo tema il presidio della famiglia è assolutamente indispensabile e il primo eh, sistema di tutela eh, dei giovani. Come io sono genitore e eh, come genitori abbiamo un grandissimo ruolo di responsabilità eh, nel monitorare i nostri ragazzi. Una volta eh, i bambini, i ragazzi venivano mandati in strada a giocare a pallone, e le, le, diciamo, i sistemi di controllo erano in qualche modo un po' più larghi, ma comunque avevamo una responsabilità. Oggi dobbiamo capire che eh, così come una volta eh, ogni dieci minuti ci affacciavamo sul, sul terrazzo, sul balcone di casa per controllare cosa stesse succedendo eh, nel cortile. Oggi dobbiamo cercare di replicare questo modello, questo sistema, anche nel monitoraggio dei nostri giovani che sono davanti al telefono, allo smartphone, al, al PC, perché quella è una finestra sul mondo e, e oltre alle grandissime opportunità ovviamente ci sono eh, pericolose insidie soprattutto con l'esposizione di fasce di ragazzi che anche a causa di questa eh, emergenza sanitaria sono in qualche modo eh, più esposte a queste forme di eh, criminalità, sfide, sfide. di sfide, perché anche quello diventa a volte un perverso, tragico modo di avere un contatto con il mondo che oggi eh, in qualche modo è stato ridotto per, eh, per le esigenze Quindi sanitarie la, che conosciamo la famiglia è importantissima è seminarium rei pubblici si diceva anticamente, ecco perché tante volte si dice, eh, ma la scuola che fa? ma lo Stato che fa? ma prima della scuola prima dello Stato c'è la famiglia è importantissima quando un figlio sta tante ore davanti al, al computer si va con gentilezza, con affettuosità si dice, ma chi stai vedendo? che stai facendo? seguire di più perché se no questi figli si perdono, non c'è nulla da non fare. Non c'è controllore migliore che possa essere un padre, una madre, un fratello, una sorella maggiore. N nessun controllo più affettuoso e più giusto ecco, per, verso i ragazzi. Ecco, quanto è difficile far rispettare in questo periodo eh, ai cittadini, ma soprattutto ai giovani, stiamo parlando di giovani, eh, do a Caserta c'è una movida abbastanza irrequieta, ecco i, diciamo, questi tempi, il coprifuoco. Eh, è un argomento molto complesso perché da un lato la Polizia di Stato come le altre forze dell'ordine hanno una veste di eh, un incarico importante che è quello di far rispettare le prescrizioni legislative a tutela della, della sanità pubblica. È pure vero, come è stato detto prima, che soprattutto le fasce dei ragazzi più giovani sono quelle più colpite e, e, e molto spesso i ragazzi hanno necessità di relazionarsi, di uscire, di confrontarsi, di divertirsi come è giusto che sia in questa fase della, della la loro vita. La direttiva che ci è stata data dallo stesso capo della polizia è proprio quella di esercitare questa funzione di controllo con equilibrio e con raziocinio eh, Cioè senza... quando li fermate come fate? Mm, che fate così? Cerchiamo, oh, di, cerchiamo piacine, di far capire che eh, non è intanto importante il momento della sanzione, il momento repressivo, quanto sensibilizzare al fatto che certe regole di condotta sono fondamentali per la tutela della persona con cui ci stiamo confrontando ma soprattutto di quelli che li circondano quindi ci vuole eh, molto equilibrio nell'esercizio di queste attività di eh, controllo perché le stiamo svolgendo già su una cittadinanza che è in una fase molto difficile di sofferenza per delle prescrizioni che comunque limitano le libertà del nostro vivere quotidiano. E' eh certo, comunque i poliziotti si avvicinano in maniera dolce. Diciamo, con un approccio uomini, ragionevole, più dolci, ogni, più... ogni qualvolta qual svolgiamo servizi di questo genere, e questi sono pre preceduti da delle riunioni nelle quali io per primo cerco di sensibilizzare il personale a declinare queste forme di intervento in maniera il più ragionevole e equilibrata possibile. E eh certo, perché i giovani già sono ribelli, poi se li aggredisci... Non è lo strumento migliore quello... Eh, di non è meglio, migliore l'aggressione. Dunque, assieme ai ehm, carabinieri, ormai siete tutti fratelli, non c'è più sì. quell'antagonismo di un tempo, eh, più il commissariato di Santa Maria Capoavetere, ecco, eh, avete collaborato alla cattura di un eh, pericoloso latitante, latitante che si è macchiato di un omicidio del... Eh, sarebbe Francesco Cirillo che eh, esportava responsabile dell'omicidio di Domenico Novielo, l'imprenditore che aveva rifiutato eh, di pagare, diciamo, ehm, denunciò l'estorsione e quindi è stato una bella, eh, diciamo, un bel arresto. È stato un bel arresto e io ritengo che il valore aggiunto, eh, a prescindere dal fatto di aver assicurato alla giustizia un criminale latitante e aver dato ovviamente anche una risposta ai familiari, ai familiari eh. Eh, di una vittima eh, che è diventata da un certo punto di vista un simbolo del della lotta alla Camorra da parte della società eh. civile. Per quello che mi riguarda sotto il profilo professionale è stato bellissimo poter lavorare con l'arma dei carabinieri. E e Quotidianamente portare avanti questo scambio informativo, scambio di approcci professionali, scambio di esperienze e vedere i nostri uomini in pattuglia mista lavorare insieme della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri è stato bello per me eh, come momento di crescita professionale e credo che sia sempre anche una bella immagine per i cittadini vedere le macchine con i colori dei carabinieri e della che, Polizia sì, di Stato sì, lavorare, lavorare insieme è sempre un segnale eh, sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria. Credo che sia sempre un segnale molto positiva. La collaborazione è sempre importantissima. Dunque un'altra cosa di cui vi occupate sempre e da tempo della difesa delle donne ecco da poco um, dunque, eh, avete liberato una disabile eh, giusto così scomparsa sì. una ragazza, io ne avevo già parlato, abusata per tre giorni da due uomini, mi pare pure ci fosse una donna e si era persa sì. il padre aveva fatto denuncia alla, alla polizia ebbene ha Fatto, insomma, l'avete ritrovata. Lei ha, è colui che è, ha, dunque, ha accertato la responsabilità di quell'imprenditore, se lo ricorda lei del maneggio. Come no? Del maneggio, certo. perché una ragazzina eh, aveva subito delle violenze dall'imprenditore, cioè dal proprietario di questo maneggio e così anche tante altre. Se non che una bimba, mi pare, di 14 anni ha denunciato esatto. al Telefono Azzurro e il Telefono Azzurro ha chiamato voi. Esatto. Oggi, la, ma già da qualche anno, la Polizia di Stato... Eh, si è eh, dotata eh, nell'ambito della squadra mobile di un'unità specializzata che è quella che si occupa di reati in danno delle cosiddette fasce più esposte, in, reati innanzitutto in danno di minori e eh, in danno di persone disabili e, e soprattutto eh, a, a trattare la problematica che riguarda la violenza, noi diciamo impropriamente sulle donne, ma che non è solamente sulle donne, è anche sugli uomini perché anche questo abbiamo riscontrato, cioè violenze che avvengono in ambito di contesti familiari, intrafamiliari che sono quelle più eh, difficili da trattare perché poi molto spesso sono anche coinvolti eh, bambini eh, minorenni e, e questo abbiamo, la Polizia di Stato ha compreso ovviamente che eh, ri, eh, richiede un approccio investigativo specialistico perché eh, noi abbiamo delle, delle unità eh, che hanno una specifica competenza professionale in materia, che fanno dei corsi eh, anche di approccio sotto il profilo psicologico con le vittime di certi tipi di eh, reato. Eh, ci dotiamo anche di personale eh, di Femminile in queste unità, perché molto spesso per molte donne che sono vittime di certi tipi di reati è più facile magari aprirsi eh, con, con un'altra donna piuttosto che con una figura maschile. Abbiamo delle, delle stanze, dei locali adibiti eh, a questo tipo di ascolto. Ascolto anche di, mino, di minorenni con la presenza di eh, personale specializzato in uh, psicoterapia infantile, proprio perché dobbiamo cercare di avere un approccio il più possibile specializzato su queste forme, di, ehm, queste forme di violenza, tenuto conto del fatto comunque che, da un punto di vista legislativo, già sono stati fatti tanti passi in avanti, ma che anche l'autorità giudiziaria eh, ha manifestato particolare sensibilità per questo tipo di reati. E infatti,. Ehm, soprattutto con la procura di Santa Maria Capoavetere con cui lavoriamo quotidianamente per questo tipo di fenomenologie delittuose molto odiose, devo dire che la risposta repressiva eh, dell'autorità giudiziaria è rapida e particolarmente efficace. Questo è un invito, ovviamente, a chi è vittima di questo tipo di, eh, di reati di rivolgersi senza indugio alle forze dell'ordine perché gli strumenti di tutela della vittima nell'attesa della definizione dell'indagine, poi gli strumenti repressivi sono particolarmente affinati ed efficaci. Perché diciamo la verità con questo codice rosso esatto. dell'ex ministro della giustizia buona fede, non è che si è realizzato tanto nel senso che tre giorni poi sono si è passato dai tempi lunghi a tempi troppo brevi e la donna è agitata, deve meditare, deve ripercorrere eh, tutta la violenza e tre giorni eh, forse sono troppo pochi e insomma la donna ancora non, eh, diciamo, non denuncia eh, come dovrebbe, io le invito sempre a denunciare perché una denuncia fatta in tempo può salvarvi la vita. Lei ha nominato la uh, procura e il Tribunale di Santa Maria Capovetere. Io saluto sia il procuratore Capo Troncone, Maria Antonietta Troncone che è bravissima ed è molto sensibile a questo fatto uh, qui mh, delle fasce deboli, e ugualmente la um, doresse, dottoressa Gabriella Maria Casella che è il presidente del Tribunale. Io la chiamo Lady di Ferro perché è, è bella. Eh, tosta e mh, sono molto sensibili a queste, eh, queste partecipazioni di donne e le invitano spesso io quando le invito qua sono sempre per una parola eh, diciamo eh, di invito alle donne, mi raccomando la violenza ai minori, ha visto a Castelvolturno è pieno di eh, ragazzi che si danno alla prostituzione femminucce ma anche maschi per la pedofilia Ecco, è, è, è un dramma, è un dramma questo che veramente dovete eh, diciamo assolutamente essere eh, presenti. Assolutamente. La delittuosità sui minori. È in assoluto eh, una delle fenomenologie criminali più odiose perché è, è quello che compromette il nostro futuro, eh, il futuro della nostra società, anche perché alcuni reati che vengono consumati in una particolare fase della vita e dell'età di un minore rischiano di compromettere tutta l'esistenza di quell'individuo. E da questo punto di vista, l'approccio investigativo della Polizia di Stato è particolarmente specializzante perché eh, ci avvaliamo di figure professionali che sanno interloquire con i minori, sanno intercettare le esigenze dei minori e che soprattutto hanno la capacità di creare una rete con altre figure istituzionali perché, Bravo. poi eh, nelle more dello sviluppo dell'attività investigativa, de bisogna dare una risposta immediata, un sostegno anche ai minori attraverso un percorso psicologico e ehm, eh, di, di supporto alla famiglia, in alcuni casi quando il reato non è eh, intrafamiliare. Correlativamente l'autorità giudiziaria ha un pool di, fasce, di, 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 di pubblici ministeri che si occupano di questo tipo di eh, fenomeni criminali in danno di minori per avere una risposta pronta, attenta e, e, e immediata, perché da questo punto di vista la tempestività, la velocità investigativa è decisiva. È decisiva. Un'ultima domanda e poi la lascio andare perché so che lei è occupatissimo in questo periodo di pandemia, ma soprattutto nel primo periodo del lockdown ecco ci sono stati molti interventi della polizia. So che nelle famiglie perché si azzuffavano, nel senso che marito e moglie sono abituati, lavorano tutti e due, sì e no si vedono di sera e essere costretti in una casa eh, ti trovi quasi quasi con un estraneo. e so che siete intervenuti parecchie volte per delle liti eh, che possono far sorridere, ma certe volte. Può far eh, so sorridere il fatto eh, di dover parlare di convivenza forzata in nuclei familiari che dovrebbero convivere quotidianamente. Ma in realtà con, il, con la società moderna di oggi in cui eh. l'uomo e la donna lavorano e c'è poca possibilità di vedersi durante il quotidiano questo momento di da crisi sanitaria sera, che comporta ore. di stare sempre insieme ha portato ovviamente ecco. a degli discretti siamo Qual intervenuti e eh... l'intervento più leggero ma tanto per eh, diciamo così, so, ce ne sono stati, di, ce ne sono stati di, di gravi, ovviamente, che hanno portato e addirittura non li attentati e omicidi. Già siamo ma ma, ma so, ce ne sono stati di più curiosi e leggeri. In cui la discussione per chi dovesse andare a fare la spesa eh, rispetto a chi dovesse tenere il bambino nella ripartizione dei compiti, a fare, il mammo. Eh, a fare il mammo, per il quale entrambi i genitori desideravano andare a fare la spesa e non tenere il bambino piccolo, ha portato addirittura a una discussione. Il papà e la mamma si sono azzuffati, si sono siamo menati. dovuti intervenire. E poi stabilire, eh, cercare di stabilire chi dovesse stare col bambino, eh, perché era sicuramente l'incombenza più impegnativa rispetto a quella del fare la spesa. E eh certo, si viene di fronte, eh, eh, ad essere di fronte alla realtà. Lei lo fa il mammo? No. Io lo faccio ma lo fa? poco, ma devo, devo ringraziare mia moglie che mi è accanto perché con... È il tipo di lavoro particolarmente impegnativo che svolgo se non avessi quando accanto... Avete? quando avete la, la possibilità di bisticciare? Io penso che non l'abbiate mai. Poco perché mia moglie è eccezionale. È veramente è eccezionale. Sono stato e proprio fortunato. Io dico fortunato. sempre che le donne che sono dietro gli uomini eh, delle istituzioni, gli uomini tanto impegnati, sono veramente delle, eh, hanno l'aureola di santità. Dico sempre, dico sempre che, eh, dice sempre mia moglie, ho, ho sposato te ho anche sposato la polizia in qualche modo perché eh, solo lei sa quanti pranzi, quante scene, quante ricorrenze purtroppo sono state compromesse eh, da, dall'attività lavorativa e quindi se non avessi accanto una donna straordinaria come lei non sarei qui dove sono adesso. Ha visto che, 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 diciamo, che dedica le ha fatto e quindi eh, diciamo, va sottolineato oh, questo valore eh, di questo eh, funzionario. Allora io la ringrazio per avermi Grazie concesso l'intervista, mi ha fatto molto piacere conoscerla un po' anche se un po' in ritardo ma insomma ne valsa uh, la pena la ringrazio e mi auguro di rivederla presto è stata un'occasione un straordinaria e la ringrazio per questa possibilità Perché, allora. e spero che sicuramente ci sia una nuova occasione per aggiornarci sui nuovi sviluppi Certamente. della nostra attività questa è Casa Aperta Grazie. per lei uh, a voi arrivederci buona serata arrivederci